Torniamo all'assemblea del Movimento Giovani Padani che si è svolta ieri a Milano per dedicarci in particolare al tema dell'Europa, un'Europa che è stata molto discussa nell'appuntamento di ieri e lo facciamo con il capo delegazione della Lega Nord all'Europarlamento, Lorenzo Fontana. Un'occasione per fare anche un bilancio del vertice europeo proprio sull'occupazione e sui giovani. Il Premier Letta ha detto che sono arrivati 3 miliardi per l'occupazione. Sì, intanto bisognerà vedere se effettivamente arriveranno, perché le parole poi sono volatili. Non dobbiamo dimenticare che però il problema dell'occupazione deriva dal fatto, soprattutto in Italia, che c'è troppa tassazione nei confronti delle imprese. Quindi da noi più che ricevere soldi per far arrivare questi soldi e creare l'occupazione serve abbassare le tasse alle imprese, perché solo avendo molte imprese, nuove imprese e fare in modo che quelle che ci sono non chiudano, riusciremo a rilanciare anche l'occupazione. La defiscalizzazione prevista è sufficiente oppure servirebbe di più? La defiscalizzazione per chi vuole assumere giovani. Beh, diciamo che purtroppo è troppo poco. È troppo poco perché sopra il 30%, si vede in tutta Europa quando la tassazione supera il 30%, purtroppo le imprese soffrono. Da noi è superiore al 50%, quindi capiamo bene che sicuramente è come curare con l'aspirina un malato in coma. Altro tema discusso, l'unione bancaria. Cosa ne pensa lei? Sull'unione bancaria bisogna stare molto attenti. Io credo che purtroppo questa crisi che c'è stata in Europa è proprio dovuta alle banche, al fatto che queste si siano sovraesposte e spesso e volentieri hanno dovuto pagare i cittadini. L'unica soluzione è quella di dividere le banche che fanno finanza da quelle che invece erogano prestiti e mutui. Le banche che erogano prestiti e mutui sono fondamentali, purtroppo abbiamo visto con la restrizione al credito quanta sofferenza hanno avuto le nostre imprese. Croazia in Europa? La Croazia in Europa dobbiamo stare molto attenti, perché il pericolo è quello che succede quando sono entrati i paesi dell'est. Abbiamo visto che purtroppo sono entrate numerose persone, molte brave persone, altre meno, ma soprattutto non dobbiamo dimenticarci che c'è una concorrenza di lavoratori che magari guadagnano molto meno e che potrebbero venire a portare una concorrenza di questo tipo che sicuramente farebbe soffrire ancora di più i nostri lavoratori. Noi ovviamente su queste cose dobbiamo proporre una moratoria.